Netflix, ultimo film terminato e super mega apprezzato, Falling in Love, ovvero Ristrutturazione con amore. È un film ovviamente romantico, perché già dal titolo, e parla ovviamente di ristrutturazioni. Quindi per i requisiti per apprezzare questo film sono adorare i film romantici, ovviamente, e avere una venerazione per tutti quei programmi televisivi che parlano di ristrutturazione, perché ovviamente sono i temi principali. Il film potrebbe sembrare un pochino scontato, ma ti dirò che in alcuni punti mi ha anche stupito. Quindi, ma arriviamo alla trama. Ora, io i nomi, nell'istante in cui ho finito di vedere il film, li ho rimossi perché sono una frana. Lo so. Comunque, lei lavora per una multinazionale, cioè per una grossa azienda, scusa, che si occupa appunto di ristrutturazioni. E lei effettua delle ristrutturazioni a basso impatto ambientale, quindi usa materiali di riciclo, materiali a basso consumo, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e quant'altro. È proprio una sua fissazione. Lei vorrebbe salvare il pianeta mantenendolo figo. Possiamo dire così? Sì, diciamolo. Nell'azienda per cui lavora però non viene molto considerata perché il suo capo ha un occhio di riguardo per un suo collega che è il figlio del maggior finanziatore di questa azienda. Quindi, lavorativamente parlando, si ritrova proprio. Subito dopo, il maggior finanziatore della sua azienda fallisce, quindi lei si ritrova praticamente senza lavoro. Ne parla con il fidanzato perché sì, ha anche un fidanzato, ma questo fidanzato ha un problema di comunicazione e soprattutto ci tiene alla sua indipendenza. Quindi anche il rapporto con il fidanzato non è proprio dei migliori. Quindi lei si trova ad un punto della sua vita in cui ha un grosso, grosso problema da risolvere e questo problema si snoda in altri problemi perché è senza lavoro, ha una relazione che non la soddisfa e lei non sa più che cosa fare. Disperata, partecipa così, quasi per gioco, a una sorta di lotteria in cui il premio, è un... Come si dice? Non è un cottage, è un super, una villetta, non lo so neanche io come definirla, una locanda, ecco. In, mi pare, Canada, dovrebbe essere in Canada, vabbè. E per partecipare l'unica cosa da fare è iscriversi con una piccola donazione e compilare una sorta di tema. Che ti permetterà appunto di partecipare all'estrazione del vincitore. Ovviamente vincerà chi ha scritto questo tema più bello. Lei, appunto, presa da mille emozioni negative, si mette lì e, accompagnata del vino che non fa mai male, comincia a buttare giù il suo scritto. 10.000 parole. Ce la può fare? No, 10.000, no, forse meno. 1.000 parole? Vabbè, un tot. Mamma mia, io sono proprio una frana. Vabbè, comincia a scrivere. Il giorno dopo si sveglia e si sveglia perché il computer emette un suono. Guarda e ha vinto. Ha vinto questa locanda. Quindi dice, ok, ce la posso fare. Ho ancora due soldi, io posso andare là. Sistemarla, cercare di renderla migliore possibile e poi rivenderla perché il piano è quello. Ok, quindi lo comunica all'amica, si fa coraggio, fa la sua valigetta e parte all'avventura. Ovviamente arriva lì e si trova, qua è il punto in cui arriva, e si trova che la locanda non è proprio come l'aveva vista in foto. E lì cominciano i primi,
problemi che già si vanno ad accumulare agli altri che aveva. Ovviamente questo fardello che si porta dietro non la rende proprio così socievole, però si trova in un ambiente dove le persone sono disposte ad aiutarla, si sente finalmente accettata, cosa che prima, a parte con la sua amica, non succedeva. E quindi decide di mettersi all'opera, di rimboccarsi le maniche e piano piano decide di mettere mano lei stessa a questo progetto. Ovviamente non continuo con il racconto di come prosegue il film perché arriverei alla fine, ti spoilererei troppe cose, ma ti devo dire che è troppo bello, cioè io me lo sono veramente gustata, in alcuni punti la frignona che è in me ha sputato fuori delle lacrimucce, ma questo vabbè, possiamo anche tralasciarlo, ma devo dire che veramente è un film che merita tanto, io non pensavo e sicuramente lo vorrò rivedere. È un film che io ho visto di giorno, ma ho voglia, quando arriveranno le giornate un po' più autunnali di adesso, di riguardarlo la sera, magari bevendomi un tè o una cioccolata calda, lì tranquilla e beata, sognando nuovamente di avere anch'io una casa del genere. È un film ovviamente romantico, ma ti ripeto, neanche così troppo scontato. È un film dai paesaggi fantastici e dalle appunto ambientazioni belle, belle, ti fanno pensare ad una società in cui la semplicità è la parola d'ordine, in cui l'accoglienza è un'altra parola d'ordine, in cui ovviamente vive in campagna, quindi cioè, i paesaggi sono mozzafiato, sono davvero paesaggi che ti permettono di sognare e di sperare in un futuro migliore. C'è appunto l'amore, la ristrutturazione, l'amicizia, l'appoggiarsi, la semplicità, cioè ci sono una serie di cose che mescolate tutte insieme ti fanno proprio passare un'ora e mezza, sì, anche qualcosina di più, con serenità, con la pace dei sensi. Io questo è un film che ho consigliato anche alla mia capa perché lei sa che io snappo su Netflix come un'ossessa e le ho detto se hai voglia di guardare una commedia romantica appunto piacevolissima. Secondo me questo fa per te. Il giorno dopo mi ha ringraziata, quindi fallo anche tu. Mettiti lì Netflix, Falling in Love, Ristrutturazione con amore e vai, sparatelo tutto. Io non so se tu guardi Marito e moglie in affari, se guardi Fratelli in affari, se guardi Buy and Selling, che è sempre praticamente quello lì. E tutte queste cose qua, anche l'altro cos'è prendere o lasciare, tutti quei programmi qua, io me li guardo in continuazione e amo fantasticare su cosa mi piacerebbe avere, non mi piacerebbe avere, su tutte quelle bellissime case immense e mi piace vedere come vengono trasformate. Qui hai questo, oltre che appunto una bellissima storia d'amore, quindi ma perché non guardarlo? Buttatici. Guardalo e poi qui sotto fammi sapere se l'hai apprezzato. Bene, io e la mia tazza di caffè latte direi che possiamo concludere qui questo cianciare. Spero di averti consigliato un buon film. Spero che tu lo possa guardare al più presto e io ovviamente attendo i commenti qui sotto. Bene, ti saluto, ti mando un bacione e ti do appuntamento al prossimo video che ovviamente, che paura, che ovviamente è un incipit letterario. Bene, tanti saluti, ciao e alla prossima!